sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. 5 partite dopo l'affermazione nel derby di Como, la Calciolaco 1912 torna a vincere, lo fa con merito, battendo 1-0 il Novara, che ne reduce da 3 gare senza successi e da un cambio in panchina a banchieri è succeduto Marcolini. Una vittoria firmata da Riccardo Capogna e Dudu Magni, quest'ultimo bravo a sfruttare l'assist del compagno di squadra intorno al quarto d'ora alla fine della gara e quindi a battere Lanni per la rete che ha deciso questa partita. Prova subito a partire il Novara, primo minuto, scambio al limite dell'area, Buzzegoli da lontano, sinistro mangiato, tanti rimbalzi, palla che finisce lontano dalla porta, difesa dall'esordiente Marco Pissardo, prelevato in prestito dall'Arezzo su finire del mercato e oggi alla prima presenza in maglia blu celeste. Al quarto minuto Magni da lontano, conclusione facile per Lanni, primo scudo dai blu celesti, non succede poi molto, le squadre giocano a ritmi bassi. Al sedicesimo comunque scambia Firenze con Zigoni, apertura per Piscitella, il migliore in assoluto nel primo tempo, sfonda sulla fascia, cross verso il centro, c'è una spinta al colpo di testa di Lanni e il gol che però non viene convalidato dal signor Maranesi di Ciampino per una giusta spinta doppia, tra l'altro soprattutto evidente quella ai danni di Galli, ma alle spalle c'era anche un'evidente spinta ai danni di Capoferri. Al 26esimo Bove riesce a sfondare in maniera abbastanza incredibile, poi decentrato colpisce l'esterno della porta, difesa da Pistardo, questa è grossa come occasione per il Novara che però non riesce a concretizzare. Al 31esimo ancora i piemontesi in avanti, tentativo di cross, poi stop un po' rabberciato, cross verso il centro, verso Zigoni, Firenze sulla seconda palla, tiro alle stelle, comunque c'è deviazione di Galli, quindi conseguente calcio d'angolo per la squadra ospite. Minuto numero 36, Piscitella alza un campanile, Zigoni fa la lotta con Malgrati, riesce a rubare posizione e palla, sfera per Collodel, tiro questa volta di altezza regbistica. Campo non succede moltissimo, l'abbiamo detto, le squadre giocano per lungo tempo a ritmi alti, esattamente al 40esimo però i blu celesti riescono a sfondare sulla fascia sinistra, danna il semivelo di Capogna e poi Magni molto sbilanciato spara alle stelle, comunque la seconda iniziativa del 10 blu celeste che poi sarà decisivo nel corso della ripresa. L'occasionissima del primo tempo, l'Eco la costruisce però qualche istante dopo, Collodel non perde un buon pallone in uscita, intelligente Bolzoni, danna Capogna, tripla finta e conclusione molto potente su cui Lanni non avrebbe potuto porre resistenza, infatti la sfera lo supera ma colpisce la traversa piena, gran partita di Capogna, questa sicuramente la giocata migliore di tutto il primo tempo. Al 45esimo comunque Magni mette giù la sfera, ancora Capogna che però cade a terra esattamente al centro dell'area, si lamenta con Maranesi, la spinta però di Sbraga sembra veramente lieve e assolutamente non passibile di una chiamata arbitrale. Al 51esimo ancora Magni, conclusione larga rispetto alla porta difesa da Lanni, non era comunque facile trovare la porta per il 10 di casa. 52esimo redivivo Nesta, riesce a sfondare sulla destra, cross al centro, palla che sfila, Danna non ci arriva per questione di centimetri, Capoferri la insegue ma non c'è altro da segnalare. 55esimo cross di Seliak, ancora pericolosa questa palla, Danna sulla seconda palla, la conclusione di Mancino però si perde decisamente lontano, l'anno scorso in una situazione similare ma con il piede destro sull'altro lato dell'area sfondò letteralmente la porta novarese. Al 75esimo la giocata che cambia il match, Danna riceve da Magni la grandissima sponda di tacco di Capogna, Magni si butta dentro nello spazio,
aperto da Capone con il destro, freddissimo, batte il malcapitato Lanni e manda in vantaggio i blu celesti, che nella ripresa hanno spinto e meritato di trovare per primi la via del gol. L'abbraccio di gruppo nella zona di mister D'Agostino, una vera e propria liberazione per tutto il gruppo lecchese, che vede così molto fresca e appariscente la possibilità di rompere un sortilegio che dura ormai da 5 partite. Andiamo a rivedere il tacco di Capogna, che riesce a mettere Migliorini e poi nell'uno contro uno Magni beffa sia Sbraga un po' in ritardo, sia Lanni, che nulla può sulla sua conclusione di destro. 86esimo, intervento di Simone Danna sul numero 23 Tommaso Bianchi, che grida molto forte. Per il direttore di gara l'intervento dall'11 blu celeste è da espulsione, quindi ecco che viene lasciato in inferiorità numerica, e qui vediamo anche l'ammonizione Danni di capitan Andrea Malgrati, che è andato a protestare decisamente in ritardo. Danna valuta da espulsione il contrasto il signor Maranesi Ciampino, dimenticandosi però di quello lasciato andare nel corso del primo tempo. Al 93esimo grandissima occasione per Cisco, che servito involontariamente da Capoferri colpisce col mancino, non bene però, palla che colpisce all'esterno della rete. Al 95esimo il Novara ci va ancora vicino, punizione laterale, la mette al centro Buzzegoli, ecco il cross, il colpo di testa di Migliorini, tutto solo tra dischetto e limite dell'area piccola. Pissardo al debutto deve gestire il pallone più difficile proprio al tramonto della partita, poi sul suo rinvio finisce con il triplice fischio di Maranelli. Quindi ecco che dopo 5 gare riesce a cogliere finalmente una vittoria meritata, poi si abbraccia al centro del campo e esulta al discorso di capitan Malgrati. E invece per il Novara si tratta della quarta non vittoria consecutiva.